Buongiorno a tutti e ben ritrovati su questo canale. Abbiamo alcune cose da dire, anche perché sembra veramente che il mercato non aspetti altro che i miei video per muoversi e fare qualcosa, dato che qualche giorno fa vi dicevo ma non lo so, sono preoccupato un po' sul fatto che le cessioni qui e là, è giunto il bam, compra subito Cabal. E invece in questo momento mi viene da ridere, perché nel video di ieri vi avevo parlato un pochettino di quello che poteva essere l'intrigo che andava a coinvolgere il Bologna, la Juventus, l'Arsenal, Calafiori, Saputo, Giuntoli e tutte queste persone qui. Ormai invece ci siamo, Calafiori sembra aver raggiunto i termini con l'Arsenal, ma questo lo sapevamo già, ma anche il Bologna sembra aver accettato l'offerta intorno ai 50 milioni di euro da parte degli inglesi. Stavamo parlando comunque di una cifra che era veramente vicina alla richiesta del Bologna, anche io dicevo non credo che salti tutto per una manciata di milioni, immaginavo potesse esserci qualcos'altro sotto, a quanto pare invece è tutto risolto, tutto sistemato. Calafiori l'anno prossimo non giocherà in Serie A, non giocherà a Bologna, non giocherà per la Juventus, giocherà invece in Premier League per l'Arsenal. Sono molto curioso di vedere come riuscirà a lavorare in un club straniero, anche perché abbiamo veramente pochi giocatori italiani che giocano all'estero, giocatori di prima fascia italiani. Sono veramente incuriosito, voglio vedere un po' cosa succederà. Faccio anche l'esempio di un giocatore come Scamacca, no? Scamacca che quando è andato in Premier League aveva fatto molta fatica, tant'è che è tornato indietro dopo soltanto un anno, è andato all'Atalanta. All'Atalanta invece si è riuscito a mettere in mostra, a farsi un nome, a diventare un giocatore affidabile. Poi in nazionale invece ha fatto un po' più di fatica, quindi sono curioso, perché noi siamo abituati agli standard della Serie A. La Premier League invece oggi è il campionato di riferimento, il campionato in cui i grandi giocatori sognano di andare a giocare, a meno che non si parli del Real Madrid, che quello è un sempreverde. Quindi sono veramente incuriosito di vedere cosa succederà tra Calafiori e questa nuova parte di carriera proprio all'Arsenal. E secondo me, adesso butto un eurino, la Juventus andrà a chiudere Todibo. Secondo me la Juventus stava soltanto aspettando di capire se c'erano i margini per andare su Calafiori, perché quello era il piano A. La Juventus voleva andare a tutti i costi su Calafiori. Todibo è il piano B per la Juve, questo va detto con grande chiarezza. Non era il giocatore principale sulla lista né di Thiago Motta né di Giuntoli, però se la Juventus andrà a fare un investimento alto come quello che ci si aspetta su Todibo, significa che l'ha studiato per bene e sono convinti che possa dare qualcosa di importante alla Juventus. Quindi andiamo a vedere se questa trattativa andrà a concludersi oppure no. Secondo me la mossa Calafiori-Arsenal creerà un vero e proprio domino di mercato, e voglio anche spiegarvi il perché si sta parlando anche di Huijsen, che secondo Alfredo Pedulla, dopo il sondaggio del PSG, avrebbe altre due contendenti particolarmente interessate: la prima è il Wolfsburg, ma soprattutto lo Stoccarda. Sappiamo bene che la Juve in questa sessione di mercato vuole cedere sia Sulé che Huijsen, e credo che siano le due cessioni che poi daranno il via appunto a questo effetto domino che porterà Todibo alla Juventus e la Juve a formulare anche l'offerta decisiva per Kop Meiners, che è il principale candidato per il grosso investimento da parte della Juve. Non che quello di Todibo non sia un grosso investimento, lo è, ma immagino che su Kop Meiners si spenderà ancora qualcosa in più. Sono giocatori che hanno delle valutazioni elevate, questo non ve lo nascondo. Infatti la grande curiosità che ho nei confronti di Giuntoli è questa: capire quanto riuscirà a scavare ai fianchi di queste squadre per cercare di abbassare le valutazioni e le pretese economiche elevate. Abbiamo visto che comunque con Calafiori non si è fatto scrupoli, è di più di quello che penso di doverlo pagare. Benissimo, mi faccio da parte, andiamo su un altro tipo di profilo. Invece sono curioso di vedere su Commander e Todibo se riuscirà a limare ancora qualche milioncino di euro per cercare di abbassare le pretese economiche delle società, ma soprattutto sulle cessioni. Io batto il mio chiodo, il mio martello sul chiodo delle cessioni, perché credo che il grande dirigente sia quello in grado di vendere bene i giocatori. Sull'acquistare bisogna essere bravi, bisogna essere capaci, indubbiamente bisogna programmare, bisogna cercare di stare sempre lì a trattare, sì, ma sulle cessioni, se non riesci a raggiungere quelle cifre che ti hai rimesso in testa, diventa un po' un problema. E infatti il discorso relativo a Huijsen lo affronteremo in un secondo momento, perché ci sono ancora pochi dati, poche informazioni concrete su queste due nuove squadre, Wolfsburg e Stoccarda, che si sono unite agli interessati per Huijsen. Ma in prima battuta dobbiamo parlare di Sulé, perché la Juventus ha in testa una valutazione dai 35 milioni più bonus in su, e queste offerte oggi non stanno arrivando.
e c'è una sorta di asta su Sulé che coinvolge la Roma e l'Leicester. Qual è la situazione? È molto facile. Sulé avrebbe già raggiunto un accordo con la Roma, ma la Roma offre poco. Sulé avrebbe dato preferenza alla Roma e in questo momento invece il Leicester, sempre secondo Alfredo Pedulla, avrebbe la volontà di avvicinarsi alla cifra richiesta dalla Juventus. Quindi Sulé rimane in mezzo a questo intrigo di mercato. Anche qui, ripeto, bisognerà essere bravi, la Juventus, quindi Giuntoli, a cercare di far ragionare il giocatore della serie. Benissimo, tu vuoi andare alla Roma? Non c'è problema, ci puoi andare, ma se abbiamo una richiesta da parte di un altro club che ci dà 35 più bonus e arriviamo a 38, la Roma deve portare la stessa offerta. Poi tu sei libero di scegliere la destinazione maggiore, se no il tuo agente ci porta delle altre offerte interessanti che tu puoi accettare, ma sulla base di quella valutazione lì. Questa è la macro area relativa a Sulé, e poi sono convinto che quei soldi sbloccheranno lo spazio salariale, lo spazio economico, la potenza di fuoco per andare a fare Cop Mainers. Queste sono secondo me le linee guida della Juventus: cedere Sulé e Wiesel per arrivare a Todibo e Cop Mainers, non perché non si abbiano soldi, semplicemente perché il mercato funziona di cessioni e di ingressi e i bilanci vanno sempre tenuti particolarmente sott'occhio. Arriviamo a una conclusione poi sul discorso giovani, ma prima parliamo degli esterni, perché veramente Pedulla in questa sessione estiva di calciomercato è molto molto ferrato sulla Juventus e dice: Sancho primo obiettivo in cima, determinate condizioni, il prestito eccetera eccetera. Però è stato proposto anche Gudmundsson, che rimane in stand by. Mi sembra strano perché il giocatore ha una valutazione molto elevata, il Genoa non lo lascerebbe partire per pochi spicci, però vediamo, è sicuramente un giocatore molto molto interessante, anche se forse non lo vedo tanto come esterno quanto più come trequartista dietro Vlahovic. Invece dal Porto ci sono sempre da monitorare i nomi di Galeno e di Pepe, che piacciono ma costano tanto. Io non li conosco assolutamente, non ho idea di chi siano questi due giocatori, quindi cerchiamo di ragionare su Sancho. Poi se Sancho non dovesse essere una pista percorribile, andremo ad informarci anche su Galeno e Pepe. La domanda che vi voglio fare però in conclusione di video è la seguente, perché l'ho già letta: la Juventus ha fallito nel progetto giovani, ha smesso di credere nel progetto giovani? La risposta è assolutamente no. Non lasciatevi ingannare da questa narrazione, perché è quanto più possibile distante dalla realtà. Io capisco che uno dica: ma come no? Sta vendendo su Leo Wiesel, quindi sì, ha fallito. Invece la risposta è no. No, perché non bisogna mai ragionare per estremi. Solitamente c'è una grande guerra ideologica. Si deve vincere solo con i giovani, si deve vincere solo con i giocatori esperti. Entrambe le strade sono sbagliate. Le squadre vincenti sono sempre un mix, un connubio perfetto, un'unione tra queste due filosofie. Non si è mai vinto con squadre solo giovani, non si è mai vinto di squadre con solo vecchi. Lasciamo da parte questa narrazione perché è tossica e spegne la discussione. Il calcio ha bisogno di qualche analisi, di qualche approfondimento in più, qualche approfondimento maggiore, se non è soltanto un ripetere degli slogan privi di contenuto vero e proprio. La Juventus ha da sempre un progetto in testa, che è quello dell'autosostenibilità. Che cosa significa? La Next Gen è una sorta di culla. La Juventus ha investito tanto sul progetto Next Gen e sono venuti fuori tanti giocatori. Sono venuti fuori due giocatori come Sulé e Wiesel che possono essere ceduti, anche dalle valutazioni elevate, per andare su altri tipi di profili che in questo momento vengono ritenuti di maggiore impatto all'interno della Juventus e con caratteristiche anche migliori. Ci sono dei giocatori come Ealing e Barrenechea che come prima squadra non ci si è neanche messi mai nella testa di vederli come titolari fissi. Si poteva dire, non lo so, Kostic in questo momento non sta funzionando, quindi faccio giocare Ealing. Ma non si è mai pensato che Ealing potesse essere un fenomeno da giocare titolare nella Juventus, e quindi vengono ceduti a delle cifre un po' più basse. E poi ci sono dei giocatori importanti, come sono Fagioli o Yıldız, che sono dei giocatori che in questo momento te li immagini anche titolari veri e propri nella Juventus. Cioè questo è il progetto Next Gen, e altri si aggiungeranno, perché ci sono tanti ragazzi che si stanno allenando agli ordini di Thiago Motta in questi giorni in cui la Juventus non era ancora al completo, alcuni sono ancora in vacanza eccetera eccetera, e vedrete che altri giocatori verranno aggregati. Vi faccio un nome, quello di Savona, terzino destro delle giovanili della Juventus. L'anno scorso ha fatto molto bene in Next Gen e quest'anno secondo me lo vedremo spesso aggregato alla prima squadra della Juventus, dovesse rimanere ovviamente a Torino. Quindi queste sono le linee guida. Vi faccio un altro esempio: Nicolussi Caviglia,
che è o Miretti, prodotti del settore giovanile della Juventus, che in questo momento sono dei giocatori di riserva, sono delle seconde linee. Noi qualche anno fa andavamo a prendere a 15, 18, 20 milioni di euro Sturaro dal Genoa, o Rincon sempre dal Genoa, che qualcuno mi ha detto, ma Rincon è colombiano, quindi per il discorso no, è venezuelano il generale Rincon. Però questa è l'idea, cioè siamo andati a prendere De Sciglio, tanti giocatori non li abbiamo dovuti pagare come seconde linee. Invece c'è la Next Gen che ci permette di avere delle seconde linee che possono fare esperienza in prima squadra e poi possono diventare giocatori che dici, cavolo, ma questo è come Yıldız, è come Fagioli, quindi è forte. Oppure giocatori che comunque fanno delle presenze e poi puoi dire, come Barrenechea o come Ealing, non mi hanno convinto, li posso cedere per avere delle possibilità, degli introiti maggiori. Questa è la linea guida della Juventus. L'autosostenibilità, essere in grado di autofinanziarsi, essere in grado di fare dei colpi di mercato anche sacrificando dei profili che sono interessanti. Io solo lo terrei. Penso che la discussione si possa smontare così. Per me è un errore cedere sia Chiesa che Sulè, perché poi significa che devi fare almeno due esterni. Però questa è l'idea della Juventus, non la squadra di tutti i giovani, cioè non è una carriera di FIFA. Togliamoci dalla testa sta roba qui. Queste narrazioni vanno interrotte il prima possibile. Bisogna cercare di scavare, di capire, di comprendere il perché di determinate mosse. Quindi no, la cessione di Huijsen e di Sulè non è una sconfitta per la Juventus. La Juventus ha valutato questi giocatori con Thiago Motta e con Giuntoli e con tutta l'area sport e hanno deciso che erano o non particolarmente convincenti o comunque sì convincenti ma sacrificabili di fronte alla possibilità di andare su altri giocatori. Non possiamo più andare a Napoli a pagare 90 milioni per Higuain. Non possiamo più andare a Roma a pagare 35 milioni di clausola per Pjanic. Quelli erano i colpi della vecchia Juventus. Quella lì è un'altra storia. Anche la modalità è un po' più facile, perché avere Higuain e avere Pjanic già pronti che dominano la Serie A è un po' più facile rispetto a prendere dei giocatori come Thuram al posto di Rabiot, che dici, sì cavolo, ma forse subito ci ho perso qualcosa, ma lavorandoci e con pazienza e con gli anni magari posso migliorarlo. Cioè proprio una strategia, una filosofia differente. Ma siamo entrati all'interno di quella dimensione in cui la Juventus sta lavorando come le grandi squadre in Europa. Quindi questa è la grande notizia positiva, questa qui. Bisognerebbe essere contenti, orgogliosi di questa nuova mentalità della Juventus, perché si sta distaccando da tutto quello che in passato ha portato anche delle problematiche extracampo. La ricerca ossessiva della squadra perfetta da subito non è più quella storia lì. A noi ci è andata bene, per 9 anni siamo riusciti a creare qualcosa di incredibile in Italia, ma adesso bisogna ripartire dalle basi. Non bisogna più ragionare come quando andavi a fare la finale di Champions a Berlino a Cardiff. Devi ragionare come quando, dopo i 2 settimi posti consecutivi, dovevi cercare di tornare a una squadra credibile. Perché la Juventus sarà arrivata in Champions in tutti questi anni, ma nelle ultime quattro stagioni non è mai stata credibile. Lasciando stare il risultato, bisogna parlare di credibilità. Perché raggiungere la zona Champions con 4-5 squadre qualificate in Italia non è una cosa ambiziosa. Bisogna cercare di tornare credibili e questa è la strada giusta. Fatemi sapere le vostre impressioni qui sotto nei commenti. Ciao.